campagna per far conoscere e diffondere le buone pratiche in materia di salute, a lanciarla alla Regione Emilia-Romagna e in tutti gli ospedali del territorio. Davide Maggiore. È anche da un gesto semplice come lavarsi le mani che inizia la sicurezza in ospedale e da tanti altri comportamenti che non sempre il pubblico conosce. Per questo la Regione Emilia-Romagna ha lanciato una campagna informativa e una giornata, l'Open Safety Day, rivolti ai pazienti e ai loro familiari. Ritengo che sia molto, molto giusto fare queste informazioni alle persone, perché i cittadini non conoscono mai abbastanza finché non si trovano al momento della necessità. L'igiene alimentare, di lavare bene le verdure, la frutta che tante volte si mangia senza pensarci. Ti informa su quali sono i rischi che si corre e si possono far correre. A garantire che tutto vada per il meglio, naturalmente, è anche il lavoro, spesso invisibile, del personale sanitario, aiutato dalla tecnica, come succede per gli strumenti usati negli esami del sangue. Sono rivolti a ridurre al minimo il dolore al momento del prelievo e garantiscono la sicurezza anche degli operatori sanitari, perché sono dei sistemi chiusi. Quindi non c'è mai, né al momento del prelievo né al momento dell'esecuzione degli esami di laboratorio, il contatto dell'operatore sanitario. Ma soprattutto è importante lavorare insieme. La collaborazione del paziente diventa un tutt'uno con la cura, quindi è chiaro che quando si lavora tutti assieme, si lavora in squadra, si è più sicuri assieme e si corrono meno rischi.